Signorotti, signorotte, alcuna matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Capro 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Subito un bel pollicione in su. Signori, cosa importantissima, lo sapete perfettamente, codice creatore Ciccio Gamer 89. Siamo qua in Lega 9, abbiamo preso lo scalino in live. Grazie mille per esserci stati in live, veramente grazie, grazie, grazie. Ho notato che Grax probabilmente è Lega 10 campione definitivo e sono molto contento per lui. Cerchiamo di arrivarci pure noi, sempre con calma, perché comunque, regà, lo sapete, sto giocando di più a Marvel Snap, non c'è niente da fare, anzi... Vi consiglio di andare a vedere i video di Marvel Snap, regà, perché sono molto piacevoli secondo me. Clash Royale, regà, la live è stata incredibile. Mamma mia, regà, quanto mi sono arrabbiato. Questo c'è da dirlo. Mi sono arrabbiato assai. Tiro del... Ah, peccato. Non so quello che ha l'opponente, quindi... Sapete che c'è? Nel dubbio, che ce ne frega a noi. Due strutture? Due strutture è divertente. Due strutture è molto divertente. Non so se hai tre moschettieri, raga. Tre moschettieri diventa tosta, eh. Cioè, tre moschettieri diventa tosta. O non so, perché vedo che c'ha sti scheletrini che lui cicla sempre in continuazione. Potrebbe essere tranquillamente una partita persa. Non lo so. È vero. Dovrei cambiare deck. Perché dovrei cambiare deck? Ma lo sapete che io ve lo volevo dire che invece era... Ve lo volevo dire invece che era... Sto brobbio qua. Ve lo volevo dire e non sto scherzando. Che era Arco X. Il problema di questo Arco X è che lui probabilmente lo sa giocare bene. Perché si è messo in difesa l'opponente. Ed essendo che si è messo in difesa... Potrebbe essere un grave... problema. Un grave grave problema. In realtà le sfere infuocate le posso utilizzare. Non è che non le posso utilizzare. Pure lui ha sfera infuocata. Gigante Royale ovviamente mi va per forza in difesa. Però posso farmi gli affari miei o sbaglio? Guardate, non ne sono sicuro 100%, ma sarà difficile perché lui già ha cominciato a giocarsela da dietro subito. Quindi non sarà facile. Lui se la sta veramente camperando un botto, raga. Purtroppo. Purtroppo sì. Quindi io posso fare sicuramente così. Perché lui, raga, mi vorrà distruggere con altre... con altre cosette, no? Sempre molto divertenti. Secondo me ha senso questa giocata nel momento in cui noi con grande abilità andiamo a tirarci questo. Ok. Sapete che me la voglio comunque provare a giocare così. Proviamo. Non lo so, raga, è veramente difficilissima come partita. Secondo me. Secondo me è difficilissima la partita, raga. Ci può stare. Perché lui me le può tirare tutte sotto torre, raga. Parliamoci molto chiaramente. A me mi sembra l'unica cosa che posso fare interessante è questa, ragazzi. Perché lui, mamma mia, quanto se la sta camperando, raga. Un botto. L'unico modo per me è vincerla adesso. Praticamente sì. Mi serve questo tirato davanti. Ok. Mi serve una roba del genere. E mi serve questo così. Meno male che c'ho il gigante royale voluto, raga. Meno male, meno male. Qui gli ho regalato una fireball enorme, raga. Una fireball enorme. Però è anche vero che posso fare anche così, eh. Ok. O si deve ciclare di fireball, ragazzi. A cannone proprio. O dobbiamo andare con...
sì. Esatto. E fare più danni possibile. Sapete che ci voglio provare, ma non sarà così semplice la situazione, eh? Ovviamente. Ok. Penso di averla vinta. Siamo stati strabravi. Ragazzi, che giocata! Scusa, allora, sapete che c'è? Io vi chiedo scusa, perché quando io sto giocando e sono molto concentrato, ve lo giuro, io non so quello che sto dicendo durante il video. Non lo so. A prescindere se le altre due partite saranno perse, non fa niente, vi dico che questa partita vale il video. Cioè, questa partita è stata bellissima. Lui ha cominciato a giocare subito in difesa. Giocatore tossico per quanto mi riguarda. Giocatore veramente, veramente tossico. Non mi è proprio piaciuto. Se la stava giocando molto bene. Guardate, l'ho vinta, secondo me, semplicemente grazie all'ausilio del... Rischio di perderla tantissimo. Perché lui è counter, raga. Lui è counter tanto, tanto, tanto counter, raga. Lui è tanto counter. Ma un botto, raga. Proviamo a fare qualcosa di decente, ma... È torre per torre, raga. È torre per torre. Ma neanche torre per torre. Ma lui ce la dovrebbe avere, raga. Mannaggia quella, raga. Mannaggia quella, raga. Io ci sto provando. Forse quelli li potevo giocare meglio, sapete? Non è andata male, per carità del signor. Cioè, però... Mastino lavico con questo deck. Sono guai, raga. Mastino lavico con questo deck è veramente... Cioè, io penso che lui abbia... In realtà anche una mongolfiera, se non erro, no? Adesso dove lui mi tira il mastino lavico, io dovrei giocare dall'altro lato. Ok. Quindi assolutamente, assolutamente davanti. E proverò in tutte le maniere a buttarlo giù. Come posso? Come posso, raga? Cioè, con tutto quello che ho. Cioè, non me ne frega niente, ragazzi. Perché lui qua mi potrebbe tirare nuovamente il miner. Già. Nuovamente il miner. Speriamo non abbia una fireball. Devo rischiarla, raga. Devo rischiarla, ragazzi. Perché se perdo troppo... Dovrei fare la stessa identica cosa di prima. Dovrei fare la stessa identica cosa di prima. Vediamo un po' se è buona questa. No, non sono riuscito a evocare. E mo ve voglio. Mo vi voglio. Raga, purtroppo, dai. Secondo me l'abbiamo giocata egregiamente bene. Secondo me. Egregiamente bene. Abbiamo fatto quello che potevamo. Assolutamente. Io vado di cattiveria. Vai. Vai. Vai così. Vai così. Ci provo. Sapevo io. Vai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. L'ho lanciato, l'ho lanciato, l'ho lanciato. No! Però che belle partite. Mannaggia. Ho detto, sai, tiro il pescatore. Così almeno, sai, mi do quel secondo e mezzo che mi serve in più. Porellino è schioppato subito. Cioè proprio è schioppato subito. Peccato, raga. Completamente counter.
completamente counter. E va bene. Però sai che c'è? Ma a me non mi importa, perché se le partite sono belle, anche se non salgo, che me ne frega a me? Cioè, raga, uno deve vivere anche un po' più tranquillo su... Clash Royale. Che brutta storia. Che brutta storia. Potevo abilitare? Non lo so. Forse sì. Forse sì. Un po' ho splittato e non sono così... Non sono così infelice. Certo, i maiali mi strappano. Allora, a me dispiace dire sempre le stesse cose, ma ipoteticamente anche lui mi è counter. Cioè, pure questo qua contro di me, io ho veramente pochissimo valore in tutte le giocate che io posso fare. Ho veramente pochissimo valore, raga. Ma praticamente zero. Lui ha anche Fireball, che è praticamente fortissima, fortissima. Contro i miei piccoli scaricuccioli, veramente... Possiamo provare a fare così. Intanto mi tolgo lo scaricucciolo. E piano piano... Posso provare a fare così, a fare il miracolo. Perché... Regà, non lo so, non credo che sia proprio fattibile una partita del genere. Mi dispiace. Perché... Ovviamente capite che per ragioni di torre devo per forza fare così. Regà, devo sperare tantissimo in questa giocata qua. Devo giocare... Tantissimo per questa roba qua, raga. Tantissimo. Facciamo così. Potevo giocare in maniera diversa, non lo so, raga. Raga, ma come faccio? Cioè, qualche danno lo faccio, per carità, ma... Quando mai, ragazzi? Raga, io vi voglio un sacco di bene. E voi direte, sì, perché hai le frecce e non hai la tronco? Perché fino a qualche giorno fa io beccavo un sacco di pirotecniche. Quindi ho messo questa per questo motivo qua. E in realtà io mi sento di dover rifare un cambio abbastanza importante e rigiocare questa versione qua. Perché per assurdo, secondo me può andare un po' meglio. Però vi dico, le due partite iniziali erano fotoniche. Se Clash Royale la smette di metterci counter contro... Perché guardate, veramente, a me adesso è forte, non me ne frega niente. Ma già ve l'ho spiegato. Quando dico counter, per me che cosa significa? Significa che l'opponent ha più possibilità rispetto a me di potersi portare a casa la... Guarda, mamma mia, che gioco. Che gioco, raga, madre, oh. Ma non si sono stufati, cioè, nel senso, ma non si stufano di farci avere sempre ragione. Certo, la torre che targhetta a sinistra invece che il goblin già rotto. Va bene, ci sta. Questa mi piace, per assurdo. Questa mi piace. Mamma mia, sto... Guarda, mo metto... Di solito quando è così, sapete che cosa metto? Mi metto... Questo va bene. Mi metto... raga, non ha molto valore, purtroppo. Purtroppo non ha un grandissimo valore questa roba qua. Però posso abilitare, secondo me. Ce l'ha tanta. Incredibile come io abbia tolto... Ovviamente. Ma se io faccio così, che faccio? Faccio schifo. Ah, raga. Tolto le frecce, c'è la pirotecnica. Giusto, raga. Giustissimo. C'è la struttura.
Perfetto, io credo che questo deck in questo momento, non sempre, ma in questo momento non ci salgo. Tanto vabbè, c'ho lo scalino d'oro, quindi sapete che c'è, ma anche chi se ne importa. Però la Fireball ovviamente me la devo tenere, per una motivazione o per un'altra me la devo comunque tenere. Io farei di questo, farei di questo, farei così. Bello questo. E posso sicuramente abilitare. Ok. Raga, rubare questa partita sarebbe incredibile, vi dico la verità. Rubare questa partita sarebbe eccezionale. Ci può stare? Sì, ci può stare. Per assurdo ci può stare. Vado a fare così. Vado a fare così. Ok. Guardate che per assurdo mi va anche bene. Io ve lo dico. Facciamo così. Vi devo dire. Vi devo dire. Forse non voglio difendere. Probabilmente dovevo farlo prima. Diciamo che comunque ce ne ha di roba che mi fa male, eh? L'opponente. L'opponente ce l'ha roba che mi fa male. Accidenti. Ok, io direi di... facciamo così. Bella questa che l'ha sbagliata l'opponente. Bella che l'ha sbagliata l'opponente. Guarda, se gli faccio fare così. Ok, dai, l'abbiamo gestita in maniera meravigliosa, raga. In maniera sublime. Predict sulla... ok, meglio così, me l'ha tirata dopo. E l'ha tirata dopo. Dai, GG Mircolino. Bravo. Bravo. Mi autostimo da solo, ragazzi. Mi autostimo da solo. Bella così. Ce ne facciamo un'altra? Proviamo a farcene un'altra, dai. Che purtroppo qualche gradino l'ho perso. Mi sembra uno da inizio video. Però, raga, che devo dirvi? Che devo dirvi? Ci sta. Brutta storia. Non voglio farmi tare. Non me ne frega niente. Non me ne frega. Oh. Niente, raga. Tolto. Vabbè, ragazzi. Ci sta. Faccio cagare. Giusto. Giusto, Mircoli. Che te devo dire? Hai fatto quello che potevi sta partita. La partita è da definirsi assolutamente persa, purtroppo per me. Purtroppo per noi è da definirsi persa. Io posso provare a fare qualcosa. Cioè, nel senso, sì. Però la mia win condition, ragazzi, non c'è niente da fare. È il pescatore, per assurdo. Cioè, se butto lui è finita. Se butto lui è finita, raga. E io qua che faccio? Per forza. Per forza. C'è modo secondo voi? Secondo me no. Secondo me non c'è modo. Mi manca l'overtime, al bocciatore, al gran cavaliere. Diciamo che gestirla. Poi lui mi può tirare il gran cavaliere sui miei scaricuccioli, ragazzi. Cioè, di che stiamo parlando? Stiamo parlando veramente di una roba veramente orribile. Dai, lo si vede quando una partita è fattibile e quando una partita non è fattibile. O sbaglio? Lo si vede, dai, raga. Senza cattiveria minima. Sì, evviva, ma... dai,
praticamente le possibilità di riuscita sono zero. Zero. Me ne posso andare dall'altra parte, la rendo un po' più romantica, ma... cioè, lui mi può veramente... tirare la quale, raga. La quale. E olè. A posto. Porca miseria. Porca miseria, raga. Allora, sapete che facciamo? Dato che comunque sento puzza di script lontano un miglio, guardate, me la voglio un attimo giocare così, anche perché ho rimesso le carte, non è cambiato niente. Ma guardate, sapete che c'è, va bene così, mi può star bene così, anche perché poi ho visto che vi piace quando gioco con le golem, quindi io mi faccio gli affari miei. Lui gioca oltre di meno. Sarebbe divertente se qui avesse la razzo, eh. No, la razzo non ce l'ha, però... no, non nel senso, non lo so se non ce l'ha la razzo, ragazzi. Non... scusatemi se... diciamo che da Clash Royale ci si può veramente aspettare di tutto. E a me mi dispiace per tutti quelli che veramente pensano che lo script su Clash Royale non esista. Mi dispiace per loro. Ma veramente, cioè, è un dispiacere, raga. Mamma mia, come faccio? Che mi invento qua, ragazzi? Il trenino è da non fare assolutamente. Ma io qualsiasi cosa adesso io tiro, c'ha pure la pirotecnica. Capito? C'ha pure la piro. Come faccio? Cioè, questo è l'unico modo per dare valore. Ma guardate, lui ha i scheletrini, ma... sì, bravo Mirky. Qualche dannino glielo facciamo. Però, raga, parliamoci chiaro. Cioè, significherebbe rubarla, no? Cioè, capito? Mi sto veramente inventando l'impossibile, raga. Mo mi sono abilitato qua. Lui mi può prendere un vantaggio spettacolare, ragazzi. Come faccio, raga? È terrificante. Raga, è terrificante quella roba. Non l'ho neanche presa, raga, perché... ah, no, l'ho presa, ma... lui ha di nuovo la razzo, sicuramente. Io purtroppo non arriverò più lì. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. È fantastico. Io, guardate, provo a fare le ultime due. Mi sembra anche abbastanza stupido perché l'avete visto. Cioè, io capisco che i deck non siano meta, ma neanche a farmi prendere in giro così da Clash Royale, capito? Perché è come l'altra volta. Adesso bisogna... cioè, tolgo le frecce, mi mette la pirotecnica. Metto le golem e mi mette la razzo. Raga, è incredibile. È incredibile, la pirotecnica evoluta è qualcosa di folle. E voi direte, perché non cambi deck? Perché non cambio deck? Perché non mi fa impazzire. Che vi devo dire? Questa ci sta come apertura. Scusatemi, che deck ho messo? Cioè, perché ho il barile? Perché ho questa cosa esotica nella mia mano in questo momento? Chiedo. Chiedo, eh. La torre bombardiera. Ma sai, magari la torre bombardiera per stupidaggine può essere anche quasi buona. Che per assurdo. Ah, strano. Dai, la tornado. Va bene.
Invece che mettere la lapide, ho messo il barile d'ossa. Cioè, del tipo, già abbiamo poche possibilità di farcela, perché aumentarle? Diminuiamole. Ai ai ai. No, non mi faccio colpire, ragazzi. Voglio bene, ma non mi faccio colpire da loro. Assolutamente. Cioè, la torre della disintegrano. C'è la possibilità, che io in un modo o nell'altro ce la possa fare, ma... difficile. Come giocata non mi dispiace assolutamente. Pure questa non mi dispiace assolutamente. Io qua campero. Il timing secondo me è perfetto. Secondo me il timing è perfetto. Potrebbe avere un'altra torre bombardiera. Esatto, però l'ha messa male. Godo. Posso dire di godere? E diciamolo. Quanto è forte, ne stiamo parlando. Ha fatto questo errore bello ciottarello lui, che a noi ci ha aiutato tantissimo. Bello, 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 bello. Lui sta tirando, sta accumulando per i 29.000 moschettieri. Barile d'ossa direi anche di toglierlo. Sapete com'è. Cioè, è utile, per carità del signore, però no. La lapide mi serve difensiva. Mi serve difensiva. Per esempio, l'ho detto, secondo me Clash Royale dovrebbe introdurre un tasto con scritto arrenditi. Sarebbe perfetto, ragazzi, sarebbe perfetto. Il tasto arrenditi è la cosa più giusta che Clash Royale può mettere. Poi vabbè, le partite si concedono e basta. E per Elisir? Voi scommette che sta da ste parti? No, non sta neanche da ste parti. Eccola qua. Usiamo. Yes. Vai, proviamo ancora. Sono curioso perché... 27 minuti. Forse se vinco questa andiamo in pareggio. Ma ripeto, le prime due partite sono state bellissime. Bellissime. Ho sperato che lui sbagliasse il placement di quella roba lì. Ci ho sperato, dico la verità. Guardate, non gli voglio dare proprio la possibilità. Anzi, vi dico, faccio anche così. Vi dico, faccio anche così. Così lo metto un po' in difficoltà. Vai, 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 colpisci. Perfetto. 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 Altri tre, per favore. Altri tre maialini. Bello, regà. Valchiria maledetta. Se posso dire, Valchiria maledettissima. Ci può stare. Lui voleva fare la combo con la Valchiria che noi abbiamo permesso di fare. La mia lapidina è bellissima. Peccato l'hit della Valchiria che ha fatto sì che l'utilità della lapide venisse meno. C'ha diverse cose che non è che me ne frega tantissimo, eh. Facciamo così. No, qui ho preferito farmittare, dico la verità. Qui è un po' too much. Forse devo prendere anche... Secondo me questo ci sta. Secondo me ci sta un botto, raga. Ste frecce a me non mi piacciono minimamente come le gioca. Sicuramente adesso tirerai la Valchiria, perché hai la mamma di un altro pianeta, no? Sicuramente. Ok, incominciamo. Avevo visto il trick. Frecce. Chissà se prendo, non credo, eh. Però una botta gliel'ho data. Tanto il pescatore non ci faccio niente. Lui ha sbagliato a non difendere. Decisamente. Sapete che faccio così? Ma guarda.
Questo un po' di scam ci può stare, eh. Ottimo. Sapete che... Facciamo di nuovo così. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Mi sembra molto buono a me. Proprio tutto l'endurance. È tosto perché, cavolo, se è tosto. Però, secondo me, lui ha smesso di giocare. E penso che abbia fatto bene. Penso che abbia fatto bene. Regà, vi giuro, ho una voglia di giocare a Clash Royale che non avete idea. Ma... Per ragioni che sicuramente capite, cioè la mezz'ora di Clash Royale, mi fermo. Vi voglio un sacco di bene, grazie mille per la visione, lasciate like, al prossimo appuntamento. Bella, regà!